Ciao, sono Dario Cresci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori ed importatori di birra e spirits craft. Oggi parliamo di The Whistler 7 anni Cask Strength. Sit and whistle a while. È lo slogan che Bohan Distillery dedica a questa etichetta. È un single malt a doppia distillazione, piuttosto insolito per essere un Irish whisky, che matura 5 anni in botti di bourbon fast fill per poi finire, fare un finishing di 2 anni e mezzo in botti di sherry oro rosso. È una scelta, era un sogno che aveva Peter Cooney, proprietario della distilleria Bohan Distillery, prima di iniziare tutta la loro avventura familiare nella distillazione. Distillazione, tra l'altro, che viene prodotta con alambicchi italiani, alambicchi installati dagli artigiani di Green Engineering, produzione di Siena. Sono alambicchi piuttosto innovativi per la distillazione dell'Irish whisky. È un whisky che oggi non apriamo perché qui da Acquavite troviamo probabilmente le ultime 6 bottiglie nel mercato italiano. È un whisky che si presenta a 59 gradi, colore naturale, non filtrato a freddo. È un whisky che ha bisogno un attimo di allenamento per essere consumato. 59 gradi non sono soliti da poter bere. Un cask strength ha bisogno di capire un attimino le sfumature che un whisky del genere può presentare. Sicuramente le note di sherry si sentono sia ad olfatto che a palato. È un whisky che possiamo tranquillamente abbinare comunque a qualsiasi pietanza durante la giornata. Consiglio anche come utilizzo per determinati cocktail, perché no, dei cocktail ben strutturati.